Ciao a tutti e benvenuti o bentornati ad un nuovo video. Io sono Lenny, alias Miss Sparkle Planning, e in questo canale cerco di dare spunti e idee per organizzare la vita in modo creativo tramite il bullet journal e altri planner, condividendo trucchi e materiali che utilizzo per farlo al meglio e in modo divertente. Allora, come vedete ho un pacchetto qua davanti che aspetta di essere aperto. È un pacchetto molto speciale, io sono molto emozionata, molto contenta di fare questo video, perché praticamente io non so se conoscete Stationery Pal. Se non la conoscete, malissimo, andate subito a cercarlo, perché è un grosso sito di cancelleria, fa principalmente cancelleria giapponese, però in realtà trovate un po' di tutto. Per gli appassionati di cancelleria è un sito da visitare assolutamente, i prezzi sono ottimi e potete trovarci anche tutte le marche che vengono utilizzate di solito dai pro, diciamo, chiamiamoli così, del bullet journal e dei planner. Stationery Pal mi ha contattato un po' di giorni fa proponendomi una collaborazione e io sono stata veramente entusiasta e felicissima e molto sorpresa, cioè non me l'aspettavo, quindi sono stata veramente veramente contenta. Quindi non vedo l'ora di farvi vedere che cosa ho preso dal loro sito, e vi dico anche che per voi invece, per chi mi segue qui su My Sparkle Planning, c'è un codice sconto speciale da usare, ve lo metto sia qua in sovraimpressione che sotto nell'info box. È un codice sconto che fino al 31 agosto vi dà la possibilità di avere un 12% di sconto sui vostri ordini. Credo che dopo il 31 agosto diventi del 10%. Comunque diciamo che con il 31 agosto non è che scade del tutto questo sconto, semplicemente cambia il suo valore. Comunque adesso bando le ciance ed andiamo ad aprire, perché questo pacco è un paio di giorni che mi è arrivato ed è lì che mi fissa. Io non vedo l'ora di aprirlo perché ho preso della roba veramente bellissima. Ho solo aperto il pacco, l'ho solo spizzato un pochino per vedere che fosse integro, però non l'ho aperto del tutto, quindi andiamo ad aprirlo insieme. Allora, dentro la scatola di cartone che arriva con la posta c'è dentro un'altra scatolina decisamente molto più bella, e credo che questa varia a seconda del periodo. Comunque in questo momento è a forma di planner, è bellissima, mi sembra a parte perfetta per il canale. Comunque c'è questo planner con scritto share the love sul primo del mese, i tab, la rilegatura a spirale, cioè è veramente carinissima. Andiamo ad aprirlo, che poi i tab si vedono anche di lato e anche dietro in realtà, però comunque bello bello bello. Apriamo la scatola. No, cioè wow, guardate che bello, guardate com'è curato il packaging di questa spedizione. Allora, qui sopra nella scatola c'è un timbro, una stampa, non lo so, però è glitterata, cioè tutta dorata, un po' glitter. È un marziano che regge un cartello che dice: tu sei abbastanza importante da avere una piccola porzione della tua vita scritta. Penso che la userò in un planner, nel bullet da qualche parte, perché mi piace molto, la voglio tenere. Poi il resto del packaging, vedete, del pacchetto è bellissimo. C'è questa carta scoppiettina, adesso apriamo la stellina che serve. No, ma la carta scoppiettina è la plastichina qua, è a forma di cuoricino, non l'avevo mai vista fatta così, di solito sono le bolle normali, probabilmente lì non si vede. Comunque è viola e ci sono gli scoppiettini. Basta, se no vado avanti 3 ore. A forma di cuoricino, e poi con questa mi ci diverto davanti alla TV stasera. Cioè la cura è veramente pazzesca, cioè veramente bellissimo. Penso che sia uno dei pacchi più belli che ho visto fino adesso per gli ordini fatti in varie aziende online. C'è questa paglia, voi da lì non lo potete sentire, ma questa paglia è profumata, è profuma di fiori. E poi ci sono questi confetti, mi viene in inglese, ma sono coriandoli, un po' così di carta metallizzata, un po' di carta velina, tutti colorati, tutti sui toni del rosa. E poi vedo che dentro, aspettate che li sposto, che non voglio, togliamo prima la paglia, mi cascano tutti i coriandoli, la mettiamo qua di lato, che poi quella la riutilizzo per fare regali io. Dentro vedo che ci sono delle cose che io non ho ordinato. Allora facciamo una bella cosa, spostiamo il pacco qua di lato, così non ce lo spoileriamo subito tutto, e andiamo a tirar fuori le cose una per volta. C'è ancora un po' di paglia, la togliamo. Allora, cominciamo dalle cosine omaggio. Mi hanno mandato delle spillette, ne vedo due, poi vediamo se ce ne sono ancora. Questa è a forma di cocomero,
vedete una spillettina, e questa c'è scritto Stay Rad. La mettiamo qui, in fondo, così ci fanno un po' compagnia. Poi ci sono anche delle gommine, guardate che carine. Non sono profumate le gommine, però hanno preso su l'odore della paglia probabilmente, quindi sono rimaste un po' fiorellose anche loro. C'è un gelatino, un altro gelato e una ciambellina. E mettiamo tutti qua. Che beh, cioè gli omaggini, io impazzisco per gli omaggini, ve lo dico, quando mi arrivano delle cose a sorpresa. C'è anche questo, che è una campanella. Basta? Mi sto perdendo qualcosa? Poi vedo che c'è una thank you card, mettiamo qui, qua, così ci guardano tutti gli omaggi. E poi iniziamo con le cose che ho ordinato. Allora, io volevo fare praticamente una serie di video, e questo lo considero il primo, sul back to school, sul ritorno a scuola. Diciamo che io non vado più a scuola, purtroppo ho finito l'università da mo', però mi capita di studiare, magari di fare dei corsi, e di solito in settembre è un buon periodo per cominciare, quindi di solito andando a ricalcare un po' il calendario scolastico, i corsi più o meno iniziano in quel periodo lì, e anch'io, se inizio a studiare qualcosa per conto mio, mi piace iniziare da settembre in poi, quindi mi armo, diciamo che ne approfitto per armarmi di cose per la scuola un po' prima. Ho in mente di fare un po' di video, ho preso anche su Amazon un'agenda nuova che mi piaceva un sacco, da usare come diario scolastico anche, ma anche come agenda normale, quindi ve la farò vedere in un altro video. Ma qua ci sono una serie di prodotti che io ho preso per fare bullet journal, planner eccetera, ma sono perfetti anche per andare a scuola, e li ho cercato di prenderli un po' centrati anche per quello. Tra l'altro a settembre il mio bimbo inizia la scuola, inizia l'asilo, per cui mi sento avviata di nuovo verso un back to school in linea generale. Comunque, partendo da questo presupposto, una delle cose che ho preso è un righello. Questo righello è in metallo, era disponibile in più colori, parte da una lunghezza di 15 cm così chiuso, ma il bello è che si apre così, e quindi può raggiungere una lunghezza totale di 30 cm, ma senza andare a ingombrare nell'astuccio, perché il problema dei righelli un pochino più lunghi, diciamo questo è il mio righello che uso di solito, che sono 20 cm, non ci sta nell'astuccio, per cui lo devo tenere sparso in giro, in borsa, nello zaino, quello che è, e diventa un pochino più scomodo da portare in giro. Questo è perfetto per questo scopo, ma poi mi piaceva perché volendo uno lo può usare anche per fare tabelle, grafici, cose che richiedono appunto un angolo retto più facilmente, e questo per il bullet ci viene comodissimo, però anche appunto per scuola viene veramente comodo. Quindi questo righello adesso lo mettiamo qui. Poi ho preso la custodia per l'Apple Pencil. Io, forse lo sapete, ho un iPad su cui disegno, su Procreate, quindi ho anche l'Apple Pencil che di solito tengo così, ma appunto ho visto sul sito che c'erano le custodie in gomma per proteggerla un po' di più, per cui ho preso questa rosa. Dopodiché ho preso, rimanendo in tema di astucci, un astuccio che è questo qui. Questo astuccio non è grandissimo, come vedete, è abbastanza contenuto, quindi non ci stanno tantissime cose, un paio di penne, la matita, però ha come particolarità il fatto che ha questa banda elastica, e in questo modo si può attaccare ai quaderni o ai bullet o i vostri quaderni di scuola o quello che volete, e portarlo con voi. Così è molto pratico quando non si ha tanto spazio a disposizione nella borsa, nello zaino, e si vuole avere sempre le penne preferite, quindi le due o tre penne che si usano più spesso a portata di mano. Quindi l'ho preso rosso, anche questo c'era di tanti colori. Poi ho preso degli sticky notes, adesso qua ci sono i coriandoli attaccati, ma i coriandoli non fanno parte degli sticky notes, ok? Ne ho presi così e così, ho cercato di prenderli abbinati tra di loro, praticamente ho preso due set di colori diversi, di questi qua fatti a mezzaluna, che sono perfetti per andare a evidenziare alcuni punti importanti, ma si possono usare anche come tab se messi a bordo pagina. Li ho presi nei toni del rosa e nei toni del pesca, questo è un rosa, viola e grigio, questo vanno dal giallo al pesca, diciamo beige, e abbinati ci ho preso anche delle
tab proprio da usare come segnapagina, sempre in sticky notes, quali chiama bookmark, comunque sono appunto dei segnalibri, segnapagina, come volete. E poi ho preso questi qua invece, che sono fatti come le forme dei pantone, sono sempre sui toni del pesca verde, quindi toni primaverili, e questi sui toni del rosa. Ma ci sono veramente tantissimi sticky notes, io ho preso solo questi, ma ce ne sono tantissimi di tantissimi colori, quindi c'è veramente l'imbarazzo della scelta. E questi si usano per qualsiasi cosa, cioè sono di una comodità spaziale. Poi ho preso degli washi tape, non ne ho presi molti di washi tape, sapete che io ne ho mille. In questo ordine mi sono concentrata di più sulle penne, devo dirvi la verità, penne e colori, e quindi di washi mi sono presa solo questi qui, che adesso provo a tirar fuori. Che sono molto basic, che vanno bene un po' per tutti gli stili, per andare a decorare le pagine quando voglio fare un po' di stile collage, o anche solo per andare ad arricchire un po' una foto, un'immagine. Neri a griglia, bianchi e bianchi invece con i triangolini. Li tengo fuori un attimo perché li uso per farvi vedere un'altra cosa che ho preso, che volevo da tanto tempo, ma avevo sempre rimandato l'acquisto. Questi qua sono dei washi tape dispenser da scrivania. Ne ho presi due, uno così verde e l'altro, aspettate, che lo tiro fuori, in arancione. Dovrebbero essere anche infilabili, esatto, così occupano meno spazio sulla scrivania. Io li ho presi soprattutto per tutti i miei washi tape più piccolini, quelli mini, perché per gli altri ho un cassettiere in acrilico dove li ho messi tutti in ordine, però per quelli piccolini le cassettiere in acrilico se ne vanno un po' in giro, per cui ho preso questi. Funzionano così, si stacca questo, si mette dentro il washi, si richiude. Ce ne stanno, come vedete, diversi, soprattutto di quelli piccoli, ce ne stanno un sacco. Lo faccio andare fino a qua e così poi posso usare solo quello che mi serve senza difficoltà. E sono carinissimi. Questi in pila, oddio, in pila questi ne puoi mettere 20 praticamente, uno di fianco all'altro anche. Mettiamo questi, ecco qua. Con i washini, li appoggiamo qua. Poi ho preso degli stickers, ma adesso che ci sto guardando, io ho preso questi stickers qua, che sono con i coniglietti rosa. Adesso sono un po' di foglie di stickers, adesso vediamo se riesco ad aprirlo. Sono fatti su carta tipo washi, no? Quindi leggera, che diventa semitrasparente. E sono carinissimi, questo per fare praticamente la decorazione di tutto un mese sul bullet, si può fare così a tema ciliegie, fragole e coniglietti, è veramente molto molto carino. Ma ho visto, aprendo il pacco, che mi hanno mandato loro un sacco di stickers in più, cioè guardate quanti, sono veramente, veramente bellissimo, e ce ne sono con le scritte. Guardate quanti in lettering, cioè un sacco di omaggi proprio. Queste sono in lettering con in bianco e nero, e questi invece sono a colori. E qua vedo che ce n'è una a tema Friends, tipo qua c'è scritto "You are the Monica to my Rachel", "Joy doesn't share food", "Smelly cat", eccetera eccetera. Ci sono tante frasi iconiche, e io ho in programma di fare un setup tutto a tema Friends, perché ho un sacco di roba. Tanto tempo fa avevo messo un video in cui avevo mostrato che per Natale mi hanno regalato un cofanetto scrapbooking a tema Friends, e questi mi vengono perfetti, quindi un sacco di omaggi. Ma poi oltre a questi con le scritte ci sono anche questi, che sono più random, con i disegnini. Però questo qua credo di averlo ordinato io, forse, perché questo io l'avevo doppiato e mi piaceva, a tema coffee hour. E anche questo con la cancelleria, anche questo mi piaceva molto e credo di averli ordinati io. Ma gli altri, tipo questi con i Minions, questi con i Lego, diciamo random però molto simpatici, me li hanno inviati loro, anche questi con i mezzi di trasporto, come omaggio sull'ordine. Cioè un sacco di omaggini praticamente, che bello, io li metto qua insieme agli omaggi. Adesso veniamo al clou dell'ordine vero e proprio, perché appunto, come vi dicevo, mi sono concentrata di più sulle penne e ne ho prese un sacco, cioè penne e colori, ma veramente un sacco, e adesso ve le faccio vedere perché non vedo l'ora di provarle. Mi armo di
un quaderno, ecco, mi armo di un quaderno delle rincontre, qua dentro c'è di tutto, ma prendiamo una pagina vuota, così possiamo poi provare le penne. Allora, non farò uno swatch vero di tutte le penne perché sono molte, ma ve li faccio vedere proprio a livello generico, cioè quindi non guarderemo tutti i colori di ogni singola penna, però ogni penna vi farò vedere come scrive. Allora, intanto ho preso la Jelly Roll della Sakura. Io, lo sapete, uso diverse penne Sakura in gel e mi ci trovo benissimo perché uso sia la gel bianca che quella oro, argento, che sono spettacolari, scrivono benissimo, e le glitter. E volevo provare quella nera normale, è una 05, c'è il cappuccetto di protezione, e vediamo un po' come scrive. Allora, scrive fluidissimo in nero, asciuga, proviamo, perché qua adesso ho aspettato 2 secondi, asciuga istantaneamente e scorre veramente benissimo, quindi già la amo. 05 non è sottilissima, però considerate che a me piace moltissimo la 07 della Pilot. La 07 però è un po' grossettina, diciamo che se c'è da scrivere molto, da prendere molti appunti, risulta un po' incasinata, diciamo, la vista d'insieme per mio gusto. Però io ho bisogno comunque di qualcosa che scriva in nero netto, perché a me piace il nero molto netto, che asciughi subito, perché sono una pacciugona già di mio, se poi la penna mi ci si mette anche lei a impacciugarmi le cose è peggio che peggio, però che sia un pochino più sottile della 07 e che sia molto fluida, che non gratti, e questa in questo momento, diciamo come prima prova, mi piace moltissimo. Quindi Sakura Jelly Roll 05, poi vi metto sotto nell'info box i link di ogni prodotto che ho preso. Vi dico per correttezza che sono link affiliati, quindi se voi acquistate utilizzando questo link voi non pagate niente di più, zero proprio di più rispetto a quello che costano senza usare i link affiliati, però a me arrivano centesimi proprio, una piccolissima percentuale, e questa percentuale mi aiuta comunque per portare avanti il canale, quindi io se acquistate tramite i link affiliati io vi ringrazio tantissimo in anticipo. Quindi questa è la penna nera della Sakura, la mettiamo qua e andiamo avanti. Poi ho preso queste qui che sono sempre della Sakura. Io della Sakura ho delle penne fatte come queste, che sono le Jelly Roll Moonlight, che sono veramente spaziali, scrivono benissimo sul nero ad esempio e hanno dei bellissimi colori, e questi, guardate che belli i colori dei tappi, non so quanto si vede però, cioè, sono così cangianti, bellissima. Questi hanno di particolare qualcosa che non mi ricordo. Ah, ok, sono sempre della Sakura, sempre gel, e non so quanto si riesca a vedere in camera, un attimo, provo con un colore più scuro. Cioè, praticamente scrivono con il colore suo, quindi diciamo in questo caso il blu, ma è un blu che è anche cosparso d'oro praticamente, quindi è blu e oro insieme. Questo è fucsia e oro insieme, verde e oro insieme. Adesso non so come farvelo vedere perché con la luce è difficilissimo, però praticamente muovendo il colore, invece che vedere il blu netto, si vede tutto questo blu cangiante oro, ed è bellissimo. Si chiamano Luxue della Sakura. Nel pacchetto che ho preso io sono 5 colori, così credo che ci sia solo questo sul sito. Li appoggiamo qua. Sempre parlando di penne che scrivono strano, ho preso queste qui che sono delle Two Lines Pen. Non so di che marca siano, non so se hanno una marca, comunque. Ecco qui. Queste, mo le provo. Praticamente hanno la punta che è doppia, così, non so se quanto si veda, ma scrive, fa direttamente il doppio tratto. Ok, di 2 colori diversi, quindi facciamo anche con il rosa, non so perché continuo a scrivere 2, scriviamo ciao. Bisogna imparare un attimo a gestirlo, perché appunto avendo il doppio tratto si rischia di appoggiare una punta sola invece che 2. Ci sto scrivendo come un'impedita, ma
Cioè, io non so voi, ma quando ero più piccola mi piaceva fare sui diari di scuola, sulle smemo, così, le scritte ripassate, quindi una scritta poi con tutta contornata, e questo lo fa in automatico. Adesso fate finta di non aver visto come ho scritto la O, però guardate che carino, cioè che roba simpatica. Anche queste sono 6 colori nella confezione, mica finito, eh. Ho preso queste, che sono 10, se mai riesco ad aprirle, sempre della Sakura, che io la Sakura evidentemente la amo, che sono le Aqua Lip, si chiamano, e sono delle penne gel, direi normali. Ha questo astuccetto carinissimo, tra l'altro, che le contiene, con la chiusura a scatto. Questi sono i colori. Quindi sono 2, 4, 6, 8, 10. Assomigliano a quelli che ho già, però credo che siano un po' diversi. Guardate, è un gel fluidissimo, bellissimo. Guardate che belli. Non faccio appunto lo swatches di tutte. Magari al prossimo bullet che inauguro poi farò lo... Guarda che bello questo viola! Questo viola e questo rosa sono veramente bellissimi. Vediamo questo che ha un colore diverso che non ho. Tipo un arancio, cioè sono stupendi! Sono bellissimi! Vediamo. Non faccio gli swatches, disse provando tutte le penne, perché non riesce a resistere. Cioè, sono troppo belli! Questi non si asciugano istantaneamente, ve lo dico perché ho appena ficcato la mano sopra di uno e mi ha lasciato il colore. E tra i vari colori c'è anche il nero, che ha un tratto bello grosso, quindi non so cosa sia, ma più di uno 0,7, sarà un 1 probabilmente, forse anche un po' di più. Però sono di una fluidità che vorrei farveli sentire, perché sono veramente spettacolari. Alla fine ne ho provati tre, questi tre, poverini, vabbè. Li proverò poi un'altra volta. Comunque, cioè, non possiamo far durare i video 18 ore. Giro pagina, perché questa l'ho riempita. Non ho finito con le penne. Ho preso, cioè, con le penne. Oh, ho trovato un'altra gommina. Aspettate, ho trovato un'altra gommina a forma di gelato. La metto qua insieme ai suoi fratellini. E poi un'altra spilletta a forma di Tamagotchi. Cioè, no. Questi sono gli omaggi. Boh, io no, non ho parole. Cioè, tra il packaging e l'omaggi, hanno conquistato a vita praticamente. Questi sono della Monami, sono dei fine liner e sono 36 colori. Ho preso tutti i colori che c'erano. L'astuccio, perché credo che ci sia un'altra chiusura, si presenta così. Sono 18 colori per lato. Come vedete, sono molto molto belli. Il tipo di punta che hanno è così. Vediamo come scrivono. Sono Monami Plus Pen 3000. Per scrivere scrivono davvero bene. Sono veramente tantissimi colori, scrivono benissimo. Adesso proviamo anche un altro colore, proviamo questo fucsia. L'ho scritto malissimo, però è giusto per farvi vedere come sono. Quindi non posso dire dei pennarelli, ma sono tipo dei fineliner, però con la punta un po' diversa. Si asciugano anche questo molto velocemente. Mi piacciono un sacco, cioè guardate quanti bei colori. L'ultima cosa che ho preso, ma è una cosa a cui stavo dietro da un sacco, perché ce l'ho nel carrello di Amazon da una vita e non li ho mai presi, sono queste qua. Queste sì che sono brush pen. Sono Deco Brush e sono le Karin metalliche brush pen. Ci sono anche non metalliche e queste veramente ci facevo la voglia da tantissimo, quindi le ho tenute per ultime proprio perché mi sono pregustata, come si dice, il dolce più dolce degli altri, anche se il resto mi piace un sacco, però questo veramente le stavo aspettando. Allora, queste sono 10, arrivano in questa scatolina di metallo. Come vedete, super protetta perché era dentro una scatola di cartone. Qua
Qua ci sono delle istruzioni su come utilizzarle e mantenerle a lungo nel tempo. I colori sono questi. Le penne sono fatte così, quindi hanno una punta a pennello abbastanza lunga. Lo facciamo qua dietro. Non è carta da lettering questa e io non so fare lettering, però le voglio provare subito. Dovrò imparare a gestirle queste, perché hanno la punta, vedete, molto grossa, colora molto. Quindi adesso proviamo una B. Devo assolutamente imparare a gestirle. Cioè, sono bellissime. Guardate. Guardate che belle. Guardate che belle qui sono. Allora, facciamo anche mi metto qui. Questa è per fare lettering le scritte grandi, perché con una punta così grande altrimenti le scritte piccole si fa più fatica. Adesso facciamo un esperimento, però vedete, comunque diventa più difficile da gestire. Non so se si vede il metallizzato in video, però sono veramente bellissime, hanno dei colori stupendi, scrivono un sacco. No, sono stupende, stupende. È così, ok, questo adesso guardate, queste le userò ma di brutto proprio, e anche altre, perché anche queste sono troppo carine. Le altre gel sono veramente bellissime, le Monami mi danno un set di colori veramente, e tra l'altro costano pochissimo queste, cioè sul sito le trovate a pochissimo, ma sono veramente, hanno mille utilizzi, mille impieghi, e queste sono innamorata. Allora, queste appunto sono, riassumendo le cose che ho ricevuto da Stationery Pal. Vi ricordo che se fate un ordine sul sito potete usufruire del codice sconto che mi è stato dato per chi segue il canale, per chi segue Miss Sparkle Planning. Vi dà uno sconto del 12% fino al 31 di agosto, dopodiché dovrebbe tornare, se non sbaglio, al 10%. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e un commento, fatemelo sapere, ditemi di questi che cosa vi è piaciuto di più, che cosa comprereste istantaneamente, che cosa avete già, magari avete già provato. Se non siete già iscritti al canale e vi piacciono i video di spacchettamenti, cancelleria, organizzazione, bullet journal, planner, eccetera eccetera, iscrivetevi e attivate le notifiche con la campanella, così da non perdervi nessuna nuova uscita. Ringrazio ancora Stationery Pal per avermi mandato questi prodotti, per avermi dato questa opportunità di collaborazione, e adesso vado a giocare con tutte le mie penne, i miei adesivi e tutto quanto nuovo. Grazie per essere stati con me e a presto al prossimo video. Ciao!